avuto febbre alta, mi sentivo le ossa rotte, come se mi fosse passato sopra un camion, veramente. Avevo febbre che non scendeva, non scendeva, nonostante prendessi tachipirina e quant'altro. Quindi sono stato un po' di giorni a casa, pensando inizialmente a una semplice influenza, un po' più forte. Poi, d'accordo con il medico di famiglia, sono andato in ospedale. Tra virgolette, nella sfortuna, sono stato fortunato, nel senso che quando sono arrivato in ospedale sono stato subito preso in carico dal professor Parruti e dalla sua equipe, e immediatamente somministrato tutte le cure del caso. Quindi, diciamo, a me è andata bene. Sono stati 12 giorni lunghi. Stare in una stanza in isolamento non è facile né per il paziente, non è facile neanche per il personale sanitario, che comunque sono stati, ripeto, splendidi. Che cosa ha provato nel momento in cui le hanno comunicato la diagnosi? Ma fondamentalmente, inizialmente un po' di sconforto, perché, sa, un po' di rabbia, magari dici, ecco, ma sono stato contagiato, quindi inizialmente un po' di sconforto, però sono stati veramente bravi, subito sono arrivati in equipe di medici, mi hanno spiegato la situazione, mi hanno messo a mio agio, ecco, quindi mi è stata fatta pesare poco, diciamo, la problematica che avevo. Quale messaggio vuole dare alle persone che magari in isolamento domiciliare ci stanno ascoltando, o magari in ospedale sono a letto come lei lo è stato? Allora, il messaggio è semplicissimo. Innanzitutto a tutte le persone che sono in isolamento domiciliare di sentirsi dei privilegiati, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, perché se si finisce in ospedale è peggio. Almeno a casa si ha il comfort dei cari, si ha il comfort della propria abitazione. Quindi stare a sentire quello che ci dicono i sanitari, quello che dicono i medici, perché comunque si può guarire. Io penso di esserne la prova, di questo. Immagino che accanto a tanti messaggi di solidarietà, in questi giorni purtroppo le siano arrivati anche dei messaggi poco piacevoli. Ma allora, devo dire che fortunatamente i messaggi poco piacevoli sono stati quelli che ho letto sui social, cioè fondamentalmente è uscita la notizia che una persona di San Giovanni Teatino era risultato positivo e là purtroppo si sono scatenati in tanti, ma ci può stare, cioè purtroppo tante persone disinformate magari sono leoni da tastiera, quindi iniziano a scrivere cose senza sapere che magari qualcuno può essere ferito. Cioè, magari mi descrivevano come un untore quando io nella mia vita ho dedicato tutta la vita a aiutare gli altri, quindi a soccorrere gli altri, assolutamente. Inizialmente ero sorridente, poi un po' mi dava fastidio perché mi descrivevano come una persona che chissà dove dovevo rimanere. Cioè, io sono andato su nel nord per lavoro e sono tornato dopo qualche giorno, quindi non è che scappavo dal nord per rifugiarmi in Abruzzo e venire a infettare chissà quali persone.